processo di elettrificazione inizia qui con il Go Electric al Festival della Scienza e presentiamo quattro tipologie di motorizzazioni elettrificate. La prima, un mild hybrid, quindi una forma più leggera di elettrificazione che è abbinata sia al motore 1000 EcoBoost 3 cilindri, il nostro pluripremiato piccolo motore benzina, sia al 2000 EcoBlue, quindi un mild hybrid che si adatta alle due diverse diciamo motorizzazioni a combustione tradizionale in funzione dei segmenti nei quali verranno proposte, una motorizzazione elettrificata full hybrid nella quale i due motori diciamo lavorano insieme in funzione del tipo di percorso che stanno effettuando, una motorizzazione elettrificata plug-in hybrid che sfrutta il fatto di poter ricaricare la batteria anche attraverso una presa elettrica e quindi aumentare l'autonomia in modalità elettrica come nel caso della gamma custom oltre il chilometraggio previsto e il full electric, quindi l'elettrico puro che noi lanceremo sulle vetture con l'arrivo del SUV ispirato alla Mustang che arriverà l'anno prossimo e sui veicoli commerciali con il Transit 100% elettrico in arrivo nel 2021. E abbiamo sviluppato un piccolo, diciamo, test che si trova sul sito, nel quale in funzione, diciamo, di alcune domande legate allo stile di vita e alla mobilità di ognuno di noi, in qualche modo indirizziamo la scelta verso una tipologia di elettrificazione piuttosto che un'altra. A Genova abbiamo cercato di sfatare un po' diciamo la convenzione sul fatto che l'elettrico sia diciamo riduzione di consumi, riduzione di emissioni, ecosostenibilità, ma manchi di quella parte diciamo un pochino più adrenalinica legata alla potenza e alle prestazioni che invece caratterizza un motore a combustione. Abbiamo quindi sviluppato un simulatore di accelerazione dei veicoli elettrici, il primo al mondo, sul quale è possibile vivere l'esperienza dell'accelerazione elettrica e quindi riappropriarsi un pochino dell'idea del fatto che anche un motore elettrico come quello che monteremo sul SUV di ispirazione Mustang può effettivamente essere divertente. Le prime vetture elettrificate arriveranno a partire da gennaio, la Puma EcoBoost Hybrid, la Kuga che sarà la Ford più elettrificata della gamma perché avrà ben tre motorizzazioni elettrificate disponibili, arriverà a marzo. Continueremo poi con l'Explorer plug-in hybrid a 7 posti, la gamma dei veicoli commerciali da una tonnellata, quindi la gamma custom disponibile già oggi con l'EcoBlue hybrid e all'inizio dell'anno con il plug-in hybrid, per poi arrivare a fine anno con il lancio del SUV di ispirazione Mustang completamente elettrico. L'idea è proprio questa, cioè di riuscire ad inserire all'interno di ogni vettura una motorizzazione elettrificata, quindi andando ad aumentare l'offerta che già è disponibile sulla gamma di vetture e di veicoli commerciali, andando a soddisfare le esigenze di una molteplicità di clienti, dalle vetture compatte come la Fiesta EcoBoost Hybrid, per passare attraverso i SUV di media dimensione come nel caso della Kuga plug-in hybrid, per arrivare fino al Transit 2 tonnellate completamente elettrico che arriverà nel 2021
e quindi completare tutto il nostro processo di elettrificazione.